ci vuole dell'acqua. Oh no! Katrin, per cortesia, prendete il flacone dei sali dentro adesso. Non c'è. Ah, non c'è. Signore, che è questo? Ma come viene là? Andava proprio bene, era proprio bellino. Bellino, no. Dimmi cosa, cosa, mamma, cosa è successo? Vostra sorella, calmatevi adesso, vi prego. Maestro Sebastian, aiutatemi per cortesia. E te sta un po' preoccupata per lei. State vicino a Katrin. Devo darle una cattiva notizia. Ancora il caffè te l'hanno dato! Razza di ciarlatano imbecille, voi con le vostre puerpere da strapazzo! Non confidare troppo sulle teorie moderne che parlano delle incarnazioni e fantasmi e rientrare nella schiera di coloro che hanno il nome scritto nel grande libro della vita. Essendo lei stata buona qua, posso dire che è un cane di buona assistenza.
Arnett passa avanti, meglio così. Sì, è troppo, si chiama. E' già il Stai più dritta, Marinella, che sei triste, ma sei una signora dell'Ottocento. E parla, parlagli, lei sta così, Marinella, non ti muovere. Abbassati, sei triste, siediti, Cristina. Ora, come se venisse dall'alto, portati la rosa e voi state un attimo, chinate giù che non vedete, chinatevi giù la testa, tutte e due giù la testa, ancora, fermo te, è lui, mettiti le mani sulla giacca come prima morto, alzatevi e vedete la rosa. E questa è la rosa che è successo, è possibile, fermo, è morto, fermo. Fate finta che noi non ci siamo. Carissimo lei. Vai, pigia. Sto per te, cosa stai facendo? Lui, 6 anni e qualche mese, qualche giorno. Ci possiamo avvicinare? Sì, va a scuola col pulmino, sai. Noi abbiamo un pulmino giallo che ci viene a prendere. Fermi. Chiacchierate ancora. No, loro, voi tre, chiacchierate ancora. Quindi fa una carrellata di loro tutti, proprio da vicino, così che parlano. Sì. Ci saremmo trovati qualche volta a passeggio, ma che forse a teatro. Che questa passeggiata romantica, poi dopo c'ha un esito romantico. Ok, io sono pronto. Vai! Loro stanno già facendo. Sì, sì. Quindi si ripigliano. Ora io sto guardando in grande, tu mi devi avvicinare con lo zoom a loro. Ma intanto si fa qui. Che arrivano, andate avanti, c'è la statua che impalla, però arrivano, ecco. È questa, stop, l'inquadratura, che si sono fermati. Ecco, quando vuoi, puoi fare la scenetta. Thank you.
Amanti. Perché questo titolo? Lo sappiamo ormai che il 1800 è stato un secolo caratterizzato dalle scoperte scientifiche, uno sviluppo straordinario in tutti i settori della scienza. Praticamente nascevano i prototipi, gli antenati di tante cose che oggi noi abbiamo come uso comune. Per esempio, l'antenato del cellulare, il telefono, è stato brevettato nel 1876 da Bell, anche se Meucci l'aveva inventato già qualche tempo prima. Poi nasce il fonografo di Edison, che sarebbe l'antenato del nostro lettore CD. Scoprono un nuovo pianeta, Nettuno, e poi tantissime invenzioni che fanno cambiare anche mentalità, oltre che modo di vivere. Per esempio la luce elettrica. Potete immaginare quanta differenza da avere la luce elettrica e non averla, quando noi ci succede per esempio un blackout, no? Lo vediamo subito. La fotografia, Nobel con la dinamite, ma Freud con la psicanalisi, Röntgen con i raggi X, tantissime scoperte che si susseguivano e facevano come una serie di shock ripetuti nelle persone, perché ogni giorno c'era qualcosa che prima era impossibile e che diventava possibile. Ci si doveva abituare molto rapidamente. In quello stesso periodo divenne di gran moda lo spiritismo, perché era considerato un esperimento scientifico, un mezzo per provare l'esistenza di questo al di là di cui tanti parlavano, ma che sinceramente o eri sensitivo o se no non avevi modo di vedere. E ecco che con queste sedute spiritiche si cercava di investigare. Loro le adoperavano con questa mentalità investigatrice. Qui dietro siamo nel 1890, periferia di Vienna, e stanno per accadere delle cose stranissime in un'antica villa della famiglia Kruger. Buona divertimento!